Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati. Siamo nel nostro focus di approfondimento quotidiano. Abbiamo con noi Franco Ciabattini, che ringraziamo per la sua presenza con noi questa sera. Franco Grazie a voi. Ciabattini, rappresentante del Circolo Verso l'Europa e di Kairos, due realtà attive nel nostro territorio. In questo caso per una iniziativa particolare, ovvero i 70 anni di celebrazione della Festa della Montagna, che appunto si svolsero a Laverna. Una iniziativa molto importante, anche alla luce, anche attuale, alla luce di quanto è successo proprio in questi giorni nella Marmolada. Io inizierei allora con Franco Ciabattini a ricordare brevemente che cosa fu e che cosa significò la Festa della Montagna che si svolse appunto nel nostro territorio. Sì, si celebrò, come è stato ricordato, il 13 luglio del 52 e venne realizzata come fatto previsto dalla legge, cioè era stata emanata da Fanfani, ministro dell'Agricoltura, la famosa legge della montagna, noi la chiamavamo così, la 991, e che prevedeva, tra le altre cose, oltre a tutta una serie di provvedimenti in favore dell'agricoltura, ma anche delle foreste, l'istituzione annuale di tre feste della montagna in tre realtà diverse del nostro paese. E la prima festa della montagna fu appunto celebrata nel 1952 a Laverna per l'Italia centrale, ad Asia nell'altipiano di Asiago per l'Italia settentrionale e a Camigliatello Silano per l'Italia meridionale. Fu un evento importante quello della Laverna anche per la presenza di Alcide De Gasperi, che era Presidente del Consiglio, per la presenza di Giorgio Lapira, che è sempre stato amico e ispiratore della politica di Amintore Fanfani. Quindi fu un evento particolarmente importante, anche perché in quella circostanza De Gasperi ebbe parole molto lusinghiere nei confronti di Amintore Fanfani, individuando in lui uno dei futuri leader, come poi è avvenuto nella storia del Partito della Democrazia Cristiana. Noi abbiamo pensato che un evento di questo genere, anche in virtù dei fatti che stanno accadendo, in virtù del problema drammatico che sta coinvolgendo il mondo intero, che riguarda le problematiche ambientali, noi ritenevamo e riteniamo che sia utile questo momento di memoria per recuperare i valori importanti che hanno caratterizzato soprattutto l'opera di Fanfani come ministro dell'Agricoltura. Non possiamo non ricordare tutta l'attività di rimboschimento, anche nelle nostre zone abbiamo degli esempi importantissimi, i provvedimenti per la difesa del suolo. Per non parlare poi della diga di Montedolio, perché oggi in particolare credo che insomma, avere un polmone di quel tipo garantisce non solo il miglioramento e la situazione dell'agricoltura, ma dalla diga di Montedolio noi prendiamo acqua pulita che insomma, ha risolto un problema che per gli aretini, ma non solo per gli aretini, era di fondamentale importanza. Qual è l'eredità che poi è discesa negli anni da questo importante evento svoltosi il 13 appunto di luglio del 1952 e che appunto ancora ha un valore oggi? Come abbiamo detto, i fatti tristi fatti successi nella Marmolada ci mostrano l'importanza e anche la fragilità di questo ecosistema, quello della montagna. Certo, questa festa poi, il 52 fu la prima edizione, ma poi si è ripetuta negli anni e si è ripetuta anche a livelli più bassi, non solo a livello nazionale, ma anche a livello territoriale, anche a livello comunale. Io vengo da un comune di montagna, ad esempio nella zona dell'Alta Valtiberina, e anche lì abbiamo celebrato spesso la festa della montagna proprio per tenere vivi questi valori appunto importanti. Che Fanfani ci ha tralasciato come uomo legato profondamente alla sua terra di origine. Quindi è stato un grande uomo politico conosciuto da tutti, ma un uomo che ha legato moltissimo la sua attività proprio alle sue terre di origine. Pochi giorni fa abbiamo ricordato in un piccolo paese, Badia Tedalda, utilizzando la rilettura, diciamo, dei suoi diari, abbiamo ricordato le presenze innumerevoli che
che Fanfani ha fatto, presenze significative che non erano presenze di taglio dei nastri, ma erano presenze attive nei comuni di montagna, nei comuni disagiati, che avevano bisogno, soprattutto negli anni immediati del dopoguerra, di avere un costante sostegno da parte dei pubblici poteri. Quindi questa manifestazione, ripeto, soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo, credo che abbia un significato assolutamente particolare e originale. Allora, andiamo insieme a vedere il 13 di luglio prossimo, mercoledì, che cosa è previsto, cosa è stato organizzato proprio per celebrare questo 70esimo. Sì, diciamo che ecco, la festa si articola in due momenti successivi. Alle ore 12, proprio nelle vicinanze del santuario della Verna, renderemo omaggio al busto di De Gasperi, che fu posto molti anni fa. Accanto al busto di De Gasperi c'è anche l'abete più alto d'Europa, questa è una curiosità, ma insomma è una... Quindi lì ci saranno i saluti delle autorità, delle associazioni che hanno promosso l'iniziativa, il sindaco della Verna, il guardiano, eccetera, poi altre autorità. E poi ci sposteremo nel pomeriggio, nel primo pomeriggio, al Palazzo Fiorentino di Stia, dove svilupperemo tutta una serie di considerazioni, riflessioni attraverso personalità importanti del mondo della politica, del mondo della cultura, ma del mondo anche dell'ambiente. Il tutto è stato favorito anche dalla collaborazione del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e quindi anche del comune di Pratovecchio Stia, dove peraltro ha sede il Parco Nazionale. Non possiamo dimenticare la Federazione della Coldiretti di Arezzo, che si è resa disponibile, che ha dato una risposta immediata alla nostra richiesta di collaborazione. E poi ci saranno interventi di personalità importanti, di Tiziano Torresi di Università di Roma 3, poi abbiamo l'intervento di un ex ministro dell'agricoltura, l'onorevole Calogero Mannino, e padre Ubaldo Cortoni, che è credo un presidente della Fondazione Cultura di Camaldoli, che svilupperà tutta una relazione su quella che è stata l'attività che hanno condotto i monaci proprio per la protezione e l'implementazione delle foreste, e poi un cronista della Coldiretti, che ricorderà il contributo importante che hanno dato sia Fanfani che Bucciarelli Ducci, non lo possiamo dimenticare, anche Bucciarelli Ducci, che hanno dato in favore della montagna e delle genti e delle popolazioni della montagna. Il tutto sarà moderato dall'onorevole Nicodemo e le conclusioni saranno tratte dall'onorevole Pierluigi Castagnetti, che è il presidente dell'Associazione I Popolari, che insieme con noi, insieme con Kairos, insieme col Circolo Verso l'Europa, hanno promosso e ideato questa manifestazione. Noi lo ricordiamo, naturalmente chiunque può partecipare, ingresso libero, quindi tutti sono invitati a riflettere, certo, a partecipare a questa riflessione collettiva sull'attualità e l'importanza, certo, della montagna, in un'ottica che guarda anche oltre i confini nazionali. Abbiamo detto l'abete più alto d'Europa, quasi, certo, un simbolo, il circolo verso l'Europa è uno degli animatori di questa iniziativa. Certo. E quindi a noi non resta che ringraziare il nostro Franco Ciavattini, che è stato con noi, che ci ha permesso di approfondire, di ricordare questa importante ricorrenza, la festa della montagna di 70 anni fa. Ringrazio voi che ci avete seguito fin qui e l'invito appunto il 13 di luglio a partecipare a questa iniziativa alla Verna e alla Stia. Io ringrazio la vostra emittente, che è sempre molto sensibile rispetto alle istanze che noi cerchiamo di tenere vive nella nostra società. Grazie. Grazie ancora allora Franco Ciavattini e grazie a voi per averci seguito. Arrivederci.